Ciao a tutti amici del vostro amico Mirko Lunci, food blogger. Spesso scommetto, vi viene voglia, almeno per me è così, di fare la pizza. Però magari non avete una ricetta collaudata, volete anche provare qualcosa di diverso. E quindi provate a fare questa mia versione, che è la classica pizza in teglia, che può essere tonda, quadrata o rettangolare, ma bassa e croccante. Quindi solitamente in teglia si fa una versione un pochino più alta. Oppure una versione tipo napoletana, sapete, con quel bel cornicione alto. Questa va un po' controcorrente, quindi è sottile, croccantina sotto e si può lo stesso condire con ciò che volete. E, non so, ad esempio classico, la margherita, pomodoro e mozzarella. Si fa in giornata, quindi impastate la mattina, fate lievitare e la sera la stendete e l'andate a cuocere. Quindi è anche facile da realizzare. Ingredienti e dosi, come sempre, si trovano nel link che vi metto sotto in descrizione, che si riconduce al mio blog di cucina. Spero che questo video vi piacerà, vi sarà utile, quindi aspetto un vostro like, ma soprattutto che vi iscriviate al mio canale YouTube, così mi darete una mano a crescere e a fare sempre nuove gustosissime video ricette. Pertanto siamo pronti e andiamo a fare la nostra pizza bassa e croccante. Prima di procedere, la panoramica degli ingredienti che andremo a utilizzare. Qui ho già messo nella ciotola dell'impastatrice la farina che userò. Questa è una farina debole, quindi con un basso valore proteico. È una farina che si trova facilmente in commercio, in qualsiasi supermercato o punto vendita. Acqua, dove ho già aggiunto il lievito, in questo caso è il lievito di birra fresco, ma si può sostituire con quello secco. E l'acqua è liscia, temperatura ambiente, e io uso acqua imbottigliata, sale fino e del buon olio extravergine di oliva. Per quanto riguarda l'impasto, io appunto vedete userò il gancio e quindi l'impastatrice planetaria, però si può benissimo fare a mano perché è molto semplice realizzarlo. Perfetto, ho montato la ciotola sull'impastatrice e la prima cosa che faccio è vado a sciogliere per bene il lievito dentro l'acqua. Possiamo iniziare. Questa è la velocità che deve avere il nostro gancio. Faccio fare qualche giro a vuoto e poi inizio ad aggiungere l'acqua. Io la metto in una sola volta, però vedete come faccio? Vado molto lentamente. E se impastate a mano dovete fare la stessa cosa. Quindi con un mestolo mescolate la farina e aggiungete l'acqua piano piano e la fate assorbire. Ecco fatto, ci è voluto veramente poco, uno massimo 2 minuti. E adesso proseguite con l'impasto fino a quando vedete che si crea una palla compatta e ovviamente tutta la farina intorno alla ciotola deve essere stata assorbita. Veramente pochissimo ci è voluto, vi faccio vedere, vedete? Si crea proprio un impasto compatto e la ciotola è pulita. La stessa cosa, lo stesso risultato dobbiamo ottenere se facciamo a mano, quindi giriamo, mettiamo l'acqua e impastiamo fino a ottenere questa consistenza. Adesso lo facciamo riposare giusto qualche minuto, una decina di minuti. Io lo vado, vedete, a schiacciare per bene sul fondo della ciotola e poi andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti. Durante questi 10 minuti di riposo andate a coprire la ciotola con un foglio di pellicola, anche un coperchio o un piatto. Dopo il riposo togliamo la pellicola e mettiamo il sale e l'olio tutto quanto insieme. Quindi nuovamente avviamo l'impastatrice. Facciamo girare l'impasto fino a quando vediamo che si ricrea un composto unico. Vedete? L'impasto si è attorcigliato intorno al gancio e dobbiamo continuare così perché c'è proprio la sensazione che ancora l'olio non è stato completamente assorbito. Quindi quando vediamo che nuovamente si ricrea quel composto iniziale, l'impasto è pronto. Ecco fatto, dopo un paio di minuti, due massimo 2-3 minuti, il nostro impasto è nuovamente pronto. Ok. Come vedete, si è riottenuta la consistenza iniziale. La faccio vedere. E va bene così. Non deve essere né liscia, niente. Questo è il nostro impasto.
Adesso, prima di procedere, dobbiamo prendere l'impasto e semplicemente andarlo a pesare, una classica bilancia. Una volta che l'abbiamo pesato, lo possiamo andare a dividere in almeno 5-6 panetti dello stesso peso. Ok, ho messo l'impasto sul tavolo. Nel mio caso farò dei panetti da 260-61 grammi e ne farò 6. Quindi semplicemente strappo un pezzo e lo vado a pesare. Se vedo che è troppo tolgo, se vedo che manca qualcosa aggiungo. Ecco fatto. Ho realizzato i miei 6 pre-panetti che adesso andrò appunto a lavorare con delle semplicissime pieghe per ottenere il panetto vero e proprio. Prima di procedere prendiamo una teglia classica da forno che sia abbastanza grande, quindi questa è una teglia da 40x30 cm. Andiamo a mettere un velo di farina sulla base, così. Questo perché appunto utilizzeremo questa teglia per fare la lievitazione ai nostri panetti. Se avete anche una classica cassetta da lievitazione, utilizzatela, non è un problema. L'importante è che poi successivamente la possiate coprire. Io utilizzo la teglia perché penso che è la cosa più comoda che tutti abbiamo a casa. Quindi la sposto, prendo uno dei prepanetti, lo vado semplicemente a schiacciare, così lo allungo. Poi mando il bordo superiore verso il centro, quasi a metà, schiaccio e a cavallo l'altro bordo. Quindi giro l'impasto, schiaccio nuovamente, così lo allungo e ripeto lo stesso identico tipo di pieghe. Quindi verso il centro, giro e a cavallo. Una volta che ho cavallato i due bordi, vado proprio a pizzicare l'impasto su tutta la superficie in modo tale che, come se lo vado a sigillare, giro sotto sopra e incomincio a ruotarlo tra i palmi delle mani schiacciando sotto, vedete? Proprio faccio questo gesto qua, schiaccio, giro e schiaccio e gli do una classica forma a panettino. Ecco fatto, pronto. Abbiamo ottenuto i nostri 6 panetti che sono stati lavorati con delle semplicissime pieghe. Quindi vedete, è molto facile realizzarli. Ora li andiamo a disporre nella teglia, distanziandoli per bene. Una volta messi in teglia, mi raccomando, come vi ho detto, ben distanziati, li andiamo a coprire con della pellicola. Dopo che abbiamo coperto i nostri panetti, andiamo a mettere la teglia, così com'è, direttamente nel forno spento. Quindi non ci devono essere luci accese, niente. E li lasciamo lievitare per minimo 10-12 ore. Ed è per questo che vi ho detto che questo tipo di pizza si impasta la mattina, si fa lievitare e poi si cuoce la sera. Quindi ci rivediamo dopo la lievitazione. Volevo darvi anche un piccolo consiglio riguardo la mozzarella che andremo a utilizzare, soprattutto se è come questa fresca. Visto che faremo una pizza bassa e croccante, dobbiamo evitare il più possibile di aggiungere dei liquidi in superficie, visto che già anche il pomodoro sarà abbastanza liquido. Quindi che facciamo? Semplicemente, almeno un'ora e mezza, due ore prima di utilizzarla, la andiamo a tagliare. In questo caso io farò dei cubotti, quindi prima la taglio in questa maniera e poi ottengo i miei cubotti. Vedete? E li vado a mettere direttamente nello scolapasta. Così facendo, appunto, il liquido andrà a finire dentro la bacinella e successivamente non lo ritroveremo sopra la pizza. Ci siamo, amici, ecco come si presentano i nostri panetti dopo almeno 10-11 ore di lievitazione. Sono ben cresciuti, qualcuno anche più degli altri, ma non è un problema. E sono pronti per essere stesi. Prima della stesura, che vi ricordo andremo a fare molto sottile proprio per avere una pizza bassa e croccante, vi faccio vedere le teglie che andrò a utilizzare. Questa è una classica tonda per la pizza al piatto
di una dimensione di circa 30-33 cm e resistente alle alte temperature, stiamo intorno ai 230-250 gradi. E qui in alternativa possiamo usare delle classiche teglie rettangolari o quadrate. L'importante è che anche queste siano abbastanza grandi, intorno ai 35-40 cm di lunghezza per almeno 30-35 di larghezza. Questo perché il panetto che abbiamo realizzato, una volta steso, dovrà avere queste dimensioni. Ok, spostiamo i nostri panetti, ci avviciniamo alle teglie da usare per la cottura e andiamo immediatamente ad accendere il forno mettendolo a 250 gradi in modalità statica. Questo perché quando andremo a cuocere la nostra pizza dovrà essere già ben caldo. Prendiamo una delle teglie, mettiamo sulla base un giro di olio che andiamo a distribuire o con le mani o semplicemente utilizzando un pennello. Spostiamo quindi la teglia, infariniamo il tavolo da lavoro, io sto utilizzando della farina di semola rimacinata, diciamo è ideale per fare questo tipo di stesure. Ok, copriamo una superficie che questa poco ricorda la grandezza della teglia. Prendiamo uno dei panetti e lo mandiamo sotto sopra. Adesso semplicemente lo andiamo a stendere con la pressione delle dita, così. Dal basso verso l'alto, poi giriamo l'impasto e proseguiamo. Dobbiamo continuare così fino a raggiungere la dimensione della teglia. Vedete, è molto semplice farlo. Se volete potete anche utilizzare il mattarello, però se lo fate a mano, diciamo, si viene benissimo. Ok, ultimo giro. La allarghiamo un po' così ed è pronta per essere messa in teglia. Vedete, quindi è stato molto semplice realizzarlo. Questo è lo spessore che dobbiamo ottenere, siamo circa 3-4 mm, non deve essere più spessa. Adesso la solleviamo così, mettiamo una mano, andiamo un bordo sopra e la andiamo a inserire direttamente nella teglia. Una volta dentro andiamo a allargare con delicatezza e occupiamo tutta la superficie. Ed ecco fatto. Mi raccomando, non abbiate fretta, la mettete bene su ogni angolo, su ogni lato. La pizza intanto è ben stesa, si lavora facilmente ed è pronta per essere condita. Questa sarà una semplice margherita, quindi prendo del pomodoro, io ho già condito con del sale, dell'olio extravergine di oliva e qui anche un po' di origano, questo va in base ai gusti. E questa è la mozzarella che abbiamo fatto all'inizio, vi ricordate? Guardate quanto liquido c'è sul fondo, che si è anche ben asciugata. Senza esagerare con il pomodoro, andiamo proprio a distribuire in maniera uniforme la superficie, soprattutto lungo il bordo. Ok, e adesso andiamo ad aggiungere la mozzarella. Mi raccomando, quando condite le pizze siate generosi, quindi mettete un bel po' di mozzarella, che è la parte più buona, soprattutto quando facciamo una margherita. Direi che ci siamo. Completiamo con un altro goccio di olio sempre sopra ed è pronta per essere infornata. Quindi appena il forno è caldo andiamo a inserire dentro. Vi faccio vedere anche come stendere la pizza in maniera tonda. Solleviamo l'impasto sotto sopra e semplicemente lo andiamo a stendere come abbiamo fatto per quella rettangolare, solamente che cerchiamo di dare la forma più tonda possibile. Per farlo questo è il trucchetto, spingiamo prima da un lato, poi giriamo l'impasto e spingiamo dall'altro lato. Nuovamente giriamo e facciamo così fino a quando vediamo, vedete, che si sta creando una struttura tonda. Intanto andiamo sotto dall'impasto, da un lato e dall'altro.
ed è pronto. Naturalmente anche qua un giro di olio, lo solleviamo e la inseriamo dentro e ce la andiamo a sistemare. Approfitto di questo impasto per farvi vedere una cosa. Come vedete, io l'ho steso di più rispetto alla grandezza della teglia. Questo non è un problema, perché semplicemente con l'utilizzo di una spatolina andiamo proprio a strappare l'impasto, vedete? Così, in modo tale che la pasta in eccesso venga eliminata e quella sul bordo la rimandiamo dentro, completando così la nostra pizza. Il forno ha raggiunto la temperatura, quindi vado a mettere la teglia proprio sulla base, vedete? A contatto con il fondo, e faccio cuocere per almeno 9-10 minuti in quella posizione. Ok, sono passati almeno 9 minuti, quindi la solleviamo e la andiamo a mettere, come vedete, sul secondo ripiano dall'alto, quasi sotto la griglia. Gli facciamo fare altri 3-4 minuti massimo. Ed ecco qua la nostra gustosissima pizza bassa e croccante, in questo caso margherita. Come vedete, sotto è ben cotta, bella croccantina, ed è pronta per essere gustata. Io spero che questa mia ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, quindi mettetemi un like, iscrivetevi ovviamente al mio canale YouTube e ci aggiorniamo con altre gustosissime video ricette. Ciao a tutti e grazie!